Ciao amici di Dalla Calcio ed Eterno, buonasera a tutti, bentrovati al primo appuntamento della settimana. Sapete benissimo perché ormai ci conoscete bene, ci seguite, sono tre gli appuntamenti della settimana con argomenti diversi. L'argomento di questa sera è un argomento a me tanto caro, poi vi spiegherò anche perché. Parliamo di calcio giovanile e femminile e lo facciamo in compagnia di due istruttrici, due relatrici molto preparate che risponderanno a tutte le nostre domande, soprattutto alle mie, speriamo poi che anche da casa ne arrivino tante. Vado a presentarvi Gaia Missaglia, ciao Gaia. Poi Ciao, ciao a tutti. vado a presentarvi Francesca Gargiulo, ciao Francesca, benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Bene, ben ritrovati a tutti i nostri amici. Parliamo appunto, come ho detto prima, poi vi ricorderò durante la trasmissione esattamente quale sarà la programmazione della settimana, ma anche della prossima settimana. Quindi questa sera parleremo di calcio giovanile, femminile. A me è tanto caro e lo spiego per chi non conoscesse, esattamente quello che faccio, oltre a gestire insieme a Renato e Fabio questo sito che ci porta via tanto, tanto tempo e tanto impegno. Sono anche responsabile del settore giovanile di una società, di una nobile ricaduta di calcio professionistico, per molti anni, Serie A, Serie B, molti anni di Serie C, e dopo i vari fallimenti che hanno colpito molte società, negli ultimi anni, parliamo degli ultimi 10 anni, oggi la possiamo definire una nobile decaduta ed è il Legnano. Nei miei progetti come responsabile del settore giovanile ho in mente di portare, ma già dalla prossima stagione mi sono anche già mosso in questo senso, di portare il calcio femminile a iniziare proprio dalle scuole calcio. Meglio che parlarne con voi che siete due giovani ma molto esperte, preparate, perché ormai voi vi occupate di calcio giovanile da diversi anni. Anzi, Francesca attualmente segue anche il calcio maschile ed è anche psicologa dello sport, per cui ci potrà spiegare un po' anche quelle che sono le differenze. Intanto vi faccio la prima domanda. Io vi farò delle domande, come dire, come quelle che potrebbero farvi gli amici da casa. E quindi la più spontanea, la più banale, banale è la seguente che sentiamo tutti i giorni discuterne in televisione. Come state vivendo questo momento al di là del calcio? Rispondete poi voi uno alla volta, come volete. Vai tu, Gaia, vai. Ok, allora questo momento al di là del calcio è un periodo chiaramente molto, molto difficile perché chiaramente ci viene chiesto di stare nelle nostre abitazioni e non è per niente facile. Però nel nostro piccolo, noi allenatori abbiamo la grande responsabilità di coinvolgere al massimo i nostri giocatori e le nostre giocatrici, e il riscontro è sicuramente, sicuramente positivo perché riusciamo a mantenere i loro piedi, i loro cervelli attivi, e grazie anche all'aiuto delle famiglie, Bene, Francesca. ecco. Sì, e anche per me, insomma, come dice Gaia, è un momento un po' difficile perché chi è abituato a lavorare sui campi da calcio, all'aria aperta, ovviamente. Stare in casa non è semplice, però per fortuna sia io che la mia famiglia siamo bene, quindi questa adesso è la cosa importante e anch'io mi sono mobilitata nelle realtà con le quali collaboro a fornire tutta una serie di esercitazioni e anche supporto psicologico, quindi la cosa importante è far sentire la nostra vicinanza e fare in modo che comunque in un modo anche se diverso le attività continuino, perché quando poi sarà il momento di riprendere è giusto che i rapporti non si siano persi con le relazioni che si erano create. Certo, cerchiamo di avvicinarci un po' al tema. Come allenatrici, come istruttrici, quanto vi manca e che cosa vi manca in particolare dell'attività che svolgete durante la settimana?
Beh, il campo manca tantissimo, su questo non c'è dubbio. La relazione, la vicinanza con le bambine, con lo staff, diciamo che cerchiamo di mettere in pratica più o meno allo stesso modo, anche se a distanza, però non è proprio la stessa cosa. Le bambine riescono lo stesso a trasmettermi entusiasmo, appunto, anche a distanza, però. Le esercitazioni anche pratiche sul campo, dallo spogliatoio al preallenamento, a tutto quanto, questo sì, manca tantissimo, non c'è dubbio. Francesca. Sì, non posso che non essere d'accordo con Gaia. Quello che a me manca è il confronto, però, diciamo, live, cioè, insomma, è vero che abbiamo tutti i mezzi tecnologici, ma diciamo niente come comunque il confronto proprio vis-à-vis, quindi comunque diretto, spontaneo, dove si possa leggere anche tutto il comportamento, diciamo, non verbale che non è facile attraverso appunto il telefono e tutti i mezzi di comunicazione. E poi con i bimbi, gli abbracci, i vari cinque, insomma. Il momento in cui si esulta insieme, il momento in cui si canta anche, cioè tutti quei momenti, come diceva Gaia, di spogliatoio e che ti permettono di essere vicini anche in modo empatico con loro. Altra domanda banale, banale. Qual è, secondo voi, nei punti essenziali, la sostanziale differenza tra allenare nell'attività di base, quindi nei più piccoli, ma non proprio nei più piccoli perché non stiamo parlando di scuola, tra allenare i maschietti e le bimbe e le femmine? Qual è la differenza? In pochi punti, è chiaro che il discorso andrebbe ampliato e ci vorrebbe forse una trasmissione tutta dedicata, ma i punti più importanti, quei 3, 4, 5 punti più importanti che fanno proprio la differenza fra le due attività. Sempre che ci Allora, sia differenza secondo voi. la differenza si nota molto di più negli adulti, quindi la differenza tra uomini calciatori e donne calciatrici. Nell'attività di base, per farla breve, come dicevi tu, si aprirebbe un mondo in questo momento e potremmo stare a parlarne per ore. Certo. Forse oserei dire che comunque già da piccoli. Si nota una differenza dal punto di vista della fisicità, dell'irruenza, che diciamo che è un elemento che accomuna di più i maschietti, i bambini. E nelle bambine si denota già una spiccata dedizione, applicazione maggiore. Questo, secondo me, in sintesi potrebbe essere la chiave. Anche se, ripeto, ho cercato di farla breve perché l'argomento Sì, sarebbe da approfondire certo. ulteriormente. Sì, diciamo che io e Gaia abbiamo due esperienze per alcuni momenti della nostra vita, diciamo, simili in comune, per altri forse un po' diversi. Io essendo, come, diciamo, istruttrice in una società dilettantistica e avendo lavorato prima con le bambine, sempre di un settore giovanile, di una società dilettantistica, penso che le differenze lì siano un po' più marcate, perché le bambine che arrivano appunto in queste società, che sono poche, sono molto determinate, come dice Gaia, però spesso arrivano quando hanno già, diciamo, una certa età. E quindi la differenza, diciamo, che balza subito all'occhio è proprio legata all'aggressività che poi ci mettono, che poi è collegata anche a quanto si sentono loro competenti, in quanto si sentono brave. Ovviamente più loro poi migliorano sotto il punto di vista tecnico, è anche una conseguenza, ecco, migliorare proprio questo aspetto. Mentre invece nei bambini, che solitamente iniziano molto presto, questo è già più, potremmo dire, diciamo innato, anche se non è la parola forse esatta. Mediamente, a che età mediamente si avvicinano al mondo del calcio e come si avvicinano le bimbe più piccole, ma anche con le famiglie, con i genitori?
perché io, vabbè, ho allenato 40, 42 anni, ho lavorato nei dilettanti, nei professionisti, ho un'idea molto maschile del calcio. Quindi conosco l'approccio molto maschile, ma non conosco l'approccio femminile. Come si approcciano? Magari mi direte la stessa cosa, però ho questo dubbio che magari ci siano delle perplessità iniziali, magari anche da parte dei genitori, perché il calcio è sempre stato considerato, ahi noi, purtroppo, dico perché io sono molto contento e favorevole a questo fenomeno del calcio, femminile che mi attrae tantissimo. Com'è questo approccio, e qual è l'età media delle bimbe più piccole che si avvicinano alla realtà del nostro calcio? Allora, fortunatamente l'età media delle bambine che si avvicinano al mondo del calcio si sta abbassando tanto. Ormai ci sono tante bambine che cominciano anche a 4-5 anni, esattamente come pari età maschili. Tendenzialmente iniziano ancora, come qualche anno fa, nelle squadre maschili. Si stanno formando in questi ultimi anni le scuole calcio completamente femminili, quindi chiaramente il livello è ancora basso, soprattutto nelle dilettantistiche, e i genitori, come giustamente dicevi tu, spesso sono titubanti, soprattutto le mamme, tra cui la mia, parlo per esperienza personale. Quando da piccola volevo iniziare a giocare a calcio. Poi fortunatamente è diventato il mio lavoro, quindi adesso è felice anche lei. Però. Guarda cosa ci scrive Gaia, Francesca, guarda cosa ci scrive Benedetto Luca. Qual è l'approccio dei genitori nella scuola del calcio femminile? Nei bambini è invasivo, cioè, vabbè, questo è un fenomeno prettamente maschile, non so se femminile, cioè quanto le famiglie incidono e interferiscono nel lavoro, vostro che fate durante la settimana dal punto di vista tecnico soprattutto. No, dai, c'è da dire che fortunatamente il femminile è ancora un mondo puro, fortunatamente, quindi non è un'ossessione come lo è nel maschile. Vorrei fare una precisazione in merito. Il bambino che inizia a giocare a calcio, talvolta lo fa per i sogni infranti del papà. Può capitare che venga obbligato, a giocare a calcio per causa di forza maggiore, diciamo. Una bambina che vuole giocare a calcio invece è pura passione, cioè difficilmente la passione che ha una bambina nel voler giocare a calcio può essere vincolata, mettiamola così. Guarda, è arrivato adesso un messaggio di Fabrizio che sostanzialmente dice le stesse cose che hai detto tu, quindi mi sembra che tu abbia già risposto a questa domanda. Sottolinea il fatto che sei stata anche una brava calciatrice, poi ci No, racconterai dai. qualcosa. Poi ci No, dai. racconterai qualcosa, anche te, Francesca, se queste sono le domande a cui dovete rispondere, ci dovete raccontare qualcosa. Bene, tu, Francesca, a proposito dei genitori, di questo fenomeno. Ma sì, sono d'accordo con Gaia. Diciamo che nella realtà appunto dilettantistica, soprattutto con le bambine, forse c'è ancora un po' una tendenza inversa, ovvero. Spesso bisogna far capire ai genitori che le bambine, se decidono di intraprendere questa attività sportiva, hanno tanti impegni quanti, diciamo, i fratelli che giocano, quindi allenamenti e partite. Invece spesso, diciamo, c'è ancora un po' la tendenza, appunto, almeno per la mia esperienza personale, a dire: ma no, magari la partita non la fa perché andiamo via, oppure porto il fratello, diciamo, no. Quindi ha ragione Gaia, anzi spesso forse sono troppo, diciamo, permissivi e quando invece dovrebbero appunto prenderla proprio come avviene poi appunto nel calcio, diciamo, maschile, ma perché c'è una cultura un po' diversa. Oh, veniamo un po' al metodo, entriamo proprio nel merito, quello che ci piace di più.
il metodo dell'allenamento, quindi come è strutturato, quali sono i vostri obiettivi. Immagino che anche voi, come nel calcio giovanile e femminile, ci siano degli obiettivi stabiliti durante la stagione, seguendo delle linee guida, dei percorsi che possono essere questi tecnici, ma anche coordinativo motori, diviso anche per fasce di età, indubbiamente. Però ecco, raccontatemi un po' come curate l'attività secondo quali metodi. Coordinativo motorio percentualmente quanto, aspetto tecnico percentualmente quanto, situazionale quanto. Ok, allora, no, intanto faccio una piccola parentesi, volevo ringraziare Fabrizio, ma ha esagerato, ve lo posso assicurare. Fabrizio che sarà con noi giovedì, perché Esatto. Fabrizio parlerà di calcio, di attività di base, sarà relatore con me e Mattia Sermonico dell'Udinese, un ragazzo con la quale abbiamo lavorato insieme e quindi sarà ospite giovedì prossimo, dopodomani. Quindi, Gaia, vai. diciamo che ha ragione, perché quando decidi di fare un torneo adesso di calcio a 5 li vinci sempre tutti tu. Fai le squadre fortissime. Quindi. Non sarà un caso, non sarà un caso, Francesca, eh? No, dai, diciamo mediocre. Sono stata una giocatrice mediocre. Va bene, così accontento tutti. C'è una bella domanda, guarda, la legge la vedete voi? Sì, Sì, immagino. sì, sì, sì. Dai, leggetela veloce e Dai, poi rispondete. vado io, Gaia. Vai, vai. Vai. Sono ferrata qua. Ciao a tutti. Secondo Gaia e Francesca, quanto è importante partire dalle scuole per far conoscere il calcio alle bambine? Alleno anche in un settore femminile e vorrei conoscere la vostra opinione a riguardo. Ma allora, io l'anno scorso e 2 anni fa ho proprio creato, diciamo, un piccolo progettino che ho sviluppato e proposto a 20 classi di un paio di zone di Milano. E è fondamentale per quanto mi riguarda, perché diciamo che il problema, la difficoltà spesso è che le bambine quando sono piccole fanno fatica a provare. Cioè, o veramente una bambina, come dicevamo prima, è proprio focalizzata, determinata, oppure non è uno di quegli sport, magari per tutta una serie di motivi, che magari prova, o comunque senza il supporto di qualcuno. E quindi partire proprio dalle scuole e proporre dei giochi che magari non siano proprio solo la partita, ma col pallone, insomma, fa sì che le bambine sperimentino e tantissime a fine progetto chiedevano appunto come dove fossimo, dove trovare informazioni e quant'altro. Quindi secondo me è fondamentale perché è il bacino più grande, fondamentalmente. Bene, torniamo invece a quel discorso che avevo iniziato io del metodo, cioè aspetti coordinativo motori, aspetti tecnici, aspetti legati al situazionale. Quali sono gli obiettivi? Per esempio, parliamo delle vostre realtà. Tu, Francesca, nel caso femminile, nell'attività di base, correggimi, tu alleni l'under oppure la categoria esordienti? Under, no, under 9, bambini però. Pulcini, Sì, sì, ok. Pulcini era quindi. saltata la linea. Quindi ecco come ti prepari la stagione, così anche Gaia col femminile, quali sono obiettivi che condividete con il vostro direttore tecnico, se c'è un direttore tecnico, o è un qualche cosa che preparate voi e poi come lo cambiate anche sul percorso? Da quale punto partite e con quale programmi partite? Vai Gaia, inizia Vado tu. io. Allora, parlo per la mia esperienza personale attuale, allenando una società di professionistiche, è giusto fare la premessa che il livello è molto alto. E personalmente prediligo lavorare dal punto di vista situazionale, perché spesso, nonostante si tratti di una società professionistica, il tempo è poco, quindi bisogna fare delle scelte su come equilibrare il lavoro da svolgere. Ho la fortuna di avere uno staff molto, molto completo e competente, quindi riusciamo a dividerci il lavoro molto bene.
Cerchiamo di limitare il lavoro analitico, magari lo sfruttiamo più dal punto di vista di attivazione pre-allenamento. Diciamo che la maggior parte dell'allenamento lo dedichiamo a partite a tema, lavoro situazionale, proprio per dare la possibilità alle bambine di fare delle scelte nella realtà di gioco, che è la cosa più importante. Lavoriamo anche dal punto di vista coordinativo, infatti ho un preparatore atletico, anche nonostante la giovane età delle pulcine, lui fa spesso lavori tecnici. Gaia, hai visto chi ci manda i saluti? Hai visto Antonio Genovese? Antonio Genovese, allenatore dell'Empoli l'anno scorso. Sì, ricambiamo i saluti volentieri. E vi fanno i complimenti perché dice che siete molto molto preparate. Grazie. Vai Gaia, scusa, però te l'avevo detto che ci buttiamo dentro, ci interrompiamo a vicenda e così via. Vai. Niente, quindi l'equilibrio giusto tra situazionale, analitico e coordinativo, secondo me va a libera scelta di ognuno di noi in base alle proprie idee. La mia scelta è dare tantissimo spazio al situazionale, proprio massima realtà di gioco da sviluppare il più possibile. Vai Francesca. Sì, concordo con Gaia. Sento, scusato. Allora, diciamo che io alleno insieme a un altro istruttore, Leonardo Selvini, che penso sia collegato, e saluto. E noi ovviamente, essendo una realtà comunque diciamo diversa da quella che è il Milan, ovviamente siamo soltanto noi due, però per fortuna abbiamo un preparatore anche dei portieri. E anche noi... scusate, sento malissimo. Noi ti sentiamo benissimo. Ah, ok, perfetto. E anche noi cerchiamo di dirigere i situazionali, cercando di ovviamente far sì che i bambini siano sempre loro ad arrivare alla, diciamo, alla soluzione, e quindi cerchiamo di creare tante esercitazioni in cui lasciamo un po' di indizi e in cui magari non venga spiegato tutto, e in modo tale che loro sviluppino la loro, risoluzione dei problemi, arrivino loro a farsi un'idea. E poi quando riusciamo, perché il tempo comunque poco, cerchiamo di inserirci degli allenamenti di Sport Vision, che è una metodologia che diciamo allena le abilità visive, ma allo stesso tempo tutta una serie di abilità cognitive, e quindi si utilizzano i colori, i numeri. Abbiamo visto che ha comunque degli ottimi risultati e stavamo provando a proporre molte esercitazioni, e infatti anche in questo momento di stop insieme anche a Gaia abbiamo creato delle esercitazioni da fare a casa. Sì, io ho fatto anche, prima di fare quello che sto facendo, responsabile del settore giovanile a Legnano, ho lavorato qualche anno per l'Udinese come coordinatore del Nord Italia delle società affiliate, quindi andavo io sul campo a fare allenamenti dimostrativi agli allenatori, eventualmente per correggerli, migliorare, insomma, tutti quanti assieme, ma anch'io per imparare, c'è sempre da imparare da tutti. Io sono un po' legato a quello che era il protocollo Udinese, che è un protocollo, parlo di fino a 2 anni fa, un anno e mezzo fa, non è un protocollo vecchio. Sono legato all'allenamento standardizzato, un po' come fanno molti, altri non lo fanno, però nelle tre fasi, no? La prima parte, quella attivazionale, una parte analitica e una parte situazionale. In queste tre fasi, chiaro che la fase analitica è la fase, come dire, di attivazione sempre e comunque col pallone, perché io seguivo le categorie fino ai giovanissimi. Quindi per me gli aspetti legati alla metodologia dell'allenamento, preparazione atletica, queste cose qua, non interessavano in quel momento, in quella fase della mia attività.
Per cui anche la fase attivazionale è sempre comunque con il pallone. Poi analitica, inserendo degli aspetti e poi situazionale. Il vostro format è più o meno così, visto che allenate delle bambine, quindi l'avete variato anche, non so, secondo quale logica, cioè come è impostata il vostro allenamento. Poi un amico da casa, ho visto che vi chiedeva anche quanti allenamenti fate, in quanti allenatori siete per ogni categoria. A voi, tocca a voi, Gaia, vai Francesca, Vado. vai. Allora, no, prima Allora, rispondo prima prima alla domanda rispondo prima alla domanda dell'ascoltatore, dell'ascoltatore, dipende dipende dalle dalle categorie. categorie. Parlo personalmente nella mia categoria delle pulcine, siamo due allenatori, due dirigenti, una fisioterapista e un preparatore dei portieri. Quindi questo è il quadro. Facciamo due allenamenti alla settimana, più la doppia partita nel weekend, spesso. Spesso è amichevole e campionato. E, tornando invece al discorso precedente, allora io credo molto nel metodo e mi piace pensare a fasi, però non le ritengo così vincolanti perché mi piace anche pensare nella testa di un bambino o di un ragazzo, comunque di un calciatore, che trovarsi ogni volta a sorpresa, diciamo, il non so cosa mi aspetto dopo questo esercizio, mi rimane sempre la curiosità di cosa farò dopo, secondo me è più stimolante. Se invece sono sempre legato a un ordine preciso dello svolgimento dell'allenamento, diciamo che questa struttura mi porta magari a essere meno stimolato perché se già, so già cosa mi aspetterà nei prossimi magari 10 minuti, per esempio. Questa è un po' la mia idea. Quindi lasciare anche, possiamo chiamarla la sorpresa di quello che potrà succedere fra 10 minuti, secondo me è molto, molto stimolante. Francesca. Sì. Allora, io per rispondere alla domanda che è stata fatta prima, devo pensare appunto alla scorsa stagione in cui allenavo le bambine e facevamo due allenamenti più la partita del weekend. Però, siccome durante la stagione molte bambine si avvicinavano e noi comunque permettevamo loro di iscriversi, abbiamo poi dopo aggiunto, diciamo, un pomeriggio in cui volevano venire con la quindi per cercare poi dopo di rendere tutto un po' più omogeneo. Per quanto riguarda la struttura dell'allenamento, io tendenzialmente, insomma, io con l'istruttore prevediamo un gioco di attivazione e poi uno dei 2 giorni di allenamento un esercizio coordinativo dove però cerchiamo sempre di utilizzare un po' anche il pallone, insomma, in qualche modo lo inseriamo. L'altro giorno facciamo degli esercizi più cognitivi e quindi qui è un po', diciamo, anche a sorpresa, come diceva Gaia, però. Dopodiché, una volta a settimana qualcosa di un po' più analitico e poi la partita finale dove cerchiamo sempre di fare prima una partita a tema e poi la partita libera dove sono assolutamente liberi, diciamo, e cerchiamo di intervenire il meno possibile e lasciarli veramente giocare come sanno. Una domanda per Gaia, ecco quella che arriva. Ok. Allora, il duello è importantissimo perché permette di sviluppare tantissime abilità, sia per chi attacca sia per chi difende. Diciamo che mi diverto a sviluppare uno contro uno in tutte le salse, anche se comunque mi piace molto lavorare dal punto di vista collaborativo. Avendo appunto, come dicevo prima, un gruppo di bambine di livello molto alto. Sviluppiamo sia l'uno contro uno per comunque stimolare coraggio, creatività, eccetera, ma nello stesso tempo, spesso magari anche nella stessa situazione, nella stessa esercitazione, lo trasformiamo in un esercizio collaborativo. Dall'uno contro uno magari diventa due contro uno, tre contro uno, tre contro due. Diciamo che la ritengo la soluzione migliore. Anche per,
occupare il poco tempo nel miglior modo possibile, come dicevo prima. È arrivata una domanda, secondo me Francesca può rispondere a questa domanda. È Walter Burbello, che è un istruttore del mio gruppo a Legnano, che allena i giovanissimi di primo anno, insomma, che poi il prossimo anno, va bene, abbiamo due squadre, dovranno fare i regionali, poi vedremo quando ripartiremo, se ripartiremo. Mi sembra molto interessante, chiede come valutate la crescita delle vostre calciatrici, delle vostre bambine. Allora, io personalmente scrivo, diciamo, un piccolissimo, brevissimo report. Walter, che saluto, scusami Walter, ho fatto tutta una presentazione e poi non l'ho neanche salutato. Ciao Walter. A metà stagione, a fine stagione, di quello che vedo, che osservo sul campo, però diciamo che meglio che l'osservazione, diciamo, diretta non ce n'è, ecco, quindi però tendenzialmente, appunto, cerco sempre di tenermi un piccolo report, così anche da rileggere, che mi serve poi anche per prefissarmi degli obiettivi man mano che si va avanti con la stagione. Certo. Dunque, poi c'è un'altra domanda, facciamo fuori le domande, eccola qua, questa è per Gaia, tutta tua Gaia. Un attimo che la leggo, è lunga, devo avere il tempo di leggerla. Vuoi che la leggo io a voce alta, dai. Ciao Gaia, siccome a scuola i bambini tendono a fare poca coordinazione, non per colpa loro, fanno fatica a fare una capriola. Quanto tempo dedicate in campo per colmare questo gap che purtroppo la scuola non gli dà più come una volta? Posso fare dire una cosa io, poi Gaia ti do la parola. Certo, allora, certo. Io come responsabile del settore giovanile a Legnano quest'anno cosa ho fatto? Gratuitamente, con la disponibilità dei nostri istruttori, gratuitamente, andiamo in tutte le scuole elementari di Legnano a fare educazione fisica gratuitamente alle classi di prima e seconda elementare per migliorare loro, correggere gli aspetti coordinativo-motori. Perché io mi sono sempre chiesto, ma come mai tutti questi bambini, quando arrivano la prima volta e si presentano agli open day, vengono a fare calcio, e hanno delle difficoltà motorie, camminano male, corrono male, hanno delle posture sbagliate. Allora mi sono detto, ma andiamo nelle scuole, andiamo a correggerli. Ecco, questo dovrebbero fare, secondo me, tante società. Noi lo facciamo, grazie comunque alla disponibilità di tutti gli istruttori che mi stanno veramente assecondando in questo mio percorso. Vai Gaia, tocca a te. Eccomi. Allora, secondo me i punti fondamentali sono due. Una volta le capacità coordinative e gli schemi motori si sviluppavano nel cortile di casa, all'oratorio, per strada, quindi i bambini arrivavano alle scuole calcio a livello motorio già pronti, tra virgolette. Al giorno d'oggi questo non succede. In più, il secondo punto che accennavo prima è che nelle scuole purtroppo spesso non ci sono le persone adatte per poter coinvolgere i bambini e poter fargli sviluppare le capacità motorie nel modo corretto. Le ore a scuola dedicate allo sport sono pochissime e magari se si comportano male nelle ore di italiano e di matematica, le maestre li mettono anche in castigo e non gli fanno fare l'ora di educazione fisica. Quindi questo è un po' la mia polemica rivolta alle scuole, è un punto che è assolutamente da migliorare in Italia. Come la sviluppiamo nelle scuole calcio? Anche nelle scuole calcio bisogna avere le competenze per saper sviluppare le capacità coordinative, perché purtroppo si fanno, spesso si rischia di fare dei danni anche grossi. Bisogna cercare di ottimizzare al meglio le capacità coordinative nelle esercitazioni tecniche, sempre tornando al discorso a cui mi riferivo prima, ovvero che il tempo è poco. Quindi se io dedico 20 minuti
soltanto dal punto di vista motorio è sì importante, però devo riuscire a cercare di non tralasciare la tecnica, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio, come dicevo prima. Ognuno di noi deve organizzarsi al meglio per andare a toccare tutto il tempo con la giusta percentuale. Per rispondere invece alla domanda precedente, che era molto interessante, volevo aggiungere una cosa. La domanda che faceva riferimento alla valutazione della crescita delle calciatrici. Sì. Anche noi abbiamo dei report e delle relazioni da dare al nostro responsabile a vari step durante la stagione. La cosa più importante però a livello pratico sul campo per valutarle di giorno in giorno è sia creare dei test mascherati, diciamo, nelle varie esercitazioni. Le bambine non si rendono neanche conto, in realtà sono sempre sotto osservazione, sono sempre valutate nella loro crescita, ma la cosa più importante, che magari non è proprio un dato oggettivo misurabile, però l'occhio ha sempre la valutazione più importante per gli allenamenti proprio nel quotidiano, è riuscire a vedere nell'esercitazione situazionale soprattutto quanto riescono a migliorare tecnicamente nel ritmo più alto. Non vorrei aver complicato le cose, però no, mi piace no. vedere quanto migliora la qualità tecnica nell'intensità del gioco. Cioè, se cresce la qualità e cresce l'intensità, si può dire che abbiamo già vinto. Quanto durano i vostri allenamenti, Francesca? Un'ora e mezza? Quanto fate di allenamento? Quest'anno con i bimbi un'ora e mezza, sì. L'anno scorso facevamo con le bambine 2 ore. Diciamo, era stata una bella vittoria, sia riuscire ad avere il campo per questa fascia, diciamo, oraria, e sia anche con i genitori che comunque, erano comunque disponibili, ecco, perché 2 ore effettivamente sono tante, però si riesce a fare tutto con, diciamo, più tranquillità, insomma, senza correre. E poi soprattutto quanti allenamenti fai la settimana? Due, però nelle realtà forse un po' più piccole, non so Gaia, però quando si è poi da soli, insomma, avere un po' più di tempo permette sicuramente di lavorare. Gaia, tu fai 2, 3? Durano, scusami, non ho sentito. Quanti ne fai? Noi ne facciamo 2, nelle pulcine 2, l'ultima categoria che ne fa 2, poi dall'esordio 3. E durano, allora, se devo dire la verità, mi spengono le luci. Perché a me piace stare in campo, non vorrei mai. Ma fai l'ultimo orario del pomeriggio, insomma. Ho capito. No, durano entro le massimo 2 ore, tra l'ora e mezza e le 2 ore. Però non è poco. Dipende quanto si riesce a cominciare. Chiaramente le nostre bimbe vengono accompagnate dai pulmini. Quindi, traffico permettendo, si inizia entro le 6:15. E si finisce entro le 7:30, dai, circa. Però 2 ore con le bambine piccole, 2 ore sono, non so se sono tante, dipende come le riempite, perché 2 ore di lavoro, poi bisogna vedere, magari tra un'attività e l'altra le fate recuperare, insomma, perché è normale che sia così. Però sono tante 2 ore, 2 ore di lavoro non sono poche, dipende se le fate con intensità. Ma quando ci si diverte il tempo vola. Ah beh, quello sicuro. quello sicuro. Come in tutte le trasmissioni vi faccio sorridere, adesso ci vuole un po' di pubblicità, però non faccio la pubblicità, no. No, ricordo chi ci segue e soprattutto chi segue il calcio femminile, che noi come sito da qualche mese abbiamo inserito appunto come categoria il calcio femminile, sia il calcio giovanile, professionistico e dilettantistico, per tutto quello che riusciamo a avere in termini di
di informazioni. Poi vabbè, ci sono anche risultati e classifiche, ma noi ci occupiamo di calcio femminile, anche di calcio a 5 femminile, per esempio. Poi chi ha voglia e tempo si va a vedere il sito e scopre tante cose, come per esempio la banca dati, dove nella banca dati si registrano allenatori, allenatrici, calciatrici, calciatori, agenti, osservatori. Insomma, è una banca dati gratuita che dà la possibilità di poter essere, come dire, visibili, la gente vi conosce, c'è la possibilità, c'è una vetrina del calcio mercato, chi vuole trovare una squadra, l'allenatrice, l'allenatore che cerca squadra, chi cerca giocatori, è un po' una cosa così. Via con la pubblicità, passiamo al nostro tema. Come vivono dal punto di vista mentale l'approccio alla gara? Il trattamento dal punto di vista psicologico, le attenzioni, sono uguali? Vi faccio delle domande che sono le domande che vi farebbe qualsiasi telespettatore, vengo dalla televisione e dico telespettatore, da chi ci sta seguendo in questo momento, che magari non ha voglia o non se la sente di fare la domanda. Dal punto di vista mentale, l'approccio è lo stesso? Come vivono il pre-partita, come a livello emotivo, le bambine? Allora, è molto, molto soggettiva come valutazione, perché ogni bambina è diversa. Personalmente, quello che cerchiamo di trasmettere è chiaramente di entrare in campo per divertirsi, migliorare, giocare con coraggio, mettere in pratica quello che è stato svolto durante la settimana, con la consapevolezza delle scelte da fare, ovviamente in base a quanto si è svolto durante gli allenamenti della settimana. E chiaramente si lavora già anche sull'attenzione, sulla concentrazione. Il divertimento è importante, però ci sono anche tanti aspetti per diventare future atlete, future calciatrici, speriamo professioniste. Speriamo. Di dire ufficialmente presto. Sì. C'è il mister Antonio Genovese che ci ha fatto la domanda da allenatore come dire, del mondo professionistico e non solo, ci dice, vi chiede, ma ce l'avete una ragazza che sfonderà in futuro? Ce l'hai Francesca? No, tu Francesca quest'anno no. Ce l'hai Gaia? Sì, ce ne ho tante. Ne ho tante. È un po' presto per mettere la mano sul fuoco, forse non si può mai fare, però ce ne sono tante e sono ben contenta di avere la fortuna di allenarle, perché sono loro le prime ad insegnarmi tanto. Farei un salto al calcio femminile dei grandi, adesso vado delle grandi calciatrici, delle adulte, vado da Francesca. Dal punto di vista proprio mentale, psicologico, visto che tu collabori con il Lugano, che è una squadra di serie A femminile, che tipo di attività svolgi con loro? Cioè, che cosa fai per quali sono gli aspetti dove tu intervieni? Allora, io svolgo dei percorsi di preparazione mentale con le atlete e sono, diciamo, molto personalizzati, perché ovviamente ogni atleta comunque è diversa e tendenzialmente comunque posso dire che lavoro tanto sulla gestione dell'errore, sull'attivazione pre-gara e quindi insegnando loro delle routine, diciamo, per esempio pre-gara attivarsi nel modo corretto, insomma nel modo che è diverso poi per ognuno, però in modo tale che poi la loro prestazione sia ottima e di alto livello, e poi delle routine nella gestione dell'errore, perché spesso diciamo che la cultura vuole che le donne siano perfezioniste e quindi tendenzialmente dopo un errore molte si scoraggiano, soprattutto le più giovani, e quindi ecco, riuscire a lasciare andare, a pensare al pallone successivo non è da tutte quando arrivano, diciamo, anche in Serie A, quindi è sicuramente una cosa su cui si può lavorare.
Diciamo che adesso che siamo lontani fisicamente, ho proposto loro tutta una serie di attività di mindfulness che avevo già, diciamo, introdotto, però sicuramente avendo anche loro più tempo riescono a svolgere anche da casa, e poi comunque lavoro a stretto contatto, diciamo, con lo staff, sono da supporto e per qualsiasi cosa, insomma, osservo molto partite, allenamenti, abbiamo un confronto diretto, immediato e costante. Francesca, Gaia, è un luogo comune dire, perché io questo l'ho sentito dire un sacco di volte, che la bambina, ma anche l'adulta, ad un allenatore, ad un istruttore, offre molta maggior attenzione, più disponibilità rispetto al maschietto. Il maschietto è meno concentrato, meno attento. Le bambine proprio, parlo proprio di disponibilità, non tanto di voglia, sono più disponibili a inseguire un obiettivo, un percorso. È vero o è un luogo comune questo? Secondo me è vero, io mi ci ritrovo molto. In linea generale, poi chiaramente ogni caso è soggettivo, in linea generale questa cosa la ritrovo. Già dalle bambine si applicano molto di più rispetto ai pari età maschietti, c'è molta più dedizione, molta più cattiveria nel voler raggiungere un obiettivo. Il bambino magari deve sentirsela dire 5, 6, 7 volte prima di metterla in pratica, una bambina invece è dritta verso l'obiettivo. Questo è un po' il mio parere, però il ruolo di Francesca sicuramente sentiamo riesce ad affrontare meglio questo discorso. Cosa dici, Francesca? Ma diciamo che sì, le differenze che ho notato io, perché poi alla fine possiamo leggere tantissime ricerche, però diciamo che quello che poi parla veramente anche il campo, l'esperienza, è che, come dicevamo prima, le bambine che si avvicinano al calcio è perché è veramente una cosa che vogliono fare loro, e praticamente mai vengono obbligate o comunque gli viene imposto, quindi questo fa sì che loro abbiano comunque un'attitudine diversa. Nei bambini, diciamo che siccome spesso gioca un ruolo importante la famiglia, con anche tutta una serie poi magari di commenti post partita eccetera, ecco, diciamo che nei bambini forse vi è meno disponibilità, mettiamola così, poi ovviamente dipende dai casi, perché personalmente ho molti bambini squisiti, però diciamo che spesso si fanno magari influenzare da chi è fuori, e quindi è fondamentale il lavoro poi con i genitori e con la società, insomma, di creare delle sinergie in modo tale da andare tutti nella stessa direzione, mentre appunto le bambine, perché magari hanno famiglie, appunto, chiamiamole un po' più tranquille, si affidano tanto. Però secondo me è fondamentale il ruolo che ognuno di noi ha, quindi dei modelli che trovano, perché poi dipende anche ovviamente da questo. Ma si dice anche, per esempio, ma questo vale più per le calciatrici adulte, si dice anche che sono, come dire, non le devi tradire, dicono che gli allenatori con le calciatrici devono misurare le promesse o comunque quello che vanno ad impartire, perché se le tradisci poi ti remano contro. Mentre magari il calciatore, lo sappiamo, un colpo di spalle, via, cioè fa niente, è andata così, te la fai scivolare. Mentre con le adulte, non lo so. Anche, ditemi voi, perché io francamente non conosco molto il calcio femminile, per cui chiedo e faccio delle domande che sono le domande dell'amico da casa. Beh, siamo donne. Bella questa, siamo donne, siamo consapevoli, quindi no, a parte gli scherzi, è vero anche questo luogo comune, è tutto vero,
purtroppo è così, bisogna essere ovviamente coerenti, dare e ricevere fiducia. E, ad esempio, per questo motivo noi già dalle piccoline lavoriamo tanto sul gruppo, cioè ci piace creare dei gruppi tanto coesi, perché con la mia esperienza personale da calciatrice ho notato che spesso nelle prime squadre femminili, parlo di qualche anno fa, sicuramente con gli anni, col tempo le cose sono un po' cambiate, spesso si creano magari dei gruppetti, degli attriti tra giocatrici, che purtroppo poi si portano avanti col tempo ed è deleterio anche per la prestazione stessa. Invece nel maschile, parlo sempre di adulti, magari l'uomo arriva anche a fare qualche scazzottata tra compagni di squadra, si mandano, sì. Ma finisce lì. È per questo che ritengo importante lavorare fin da piccole proprio sul gruppo, sulla coesione, sull'essere unite sia in campo che fuori. Guarda che ce lo scrive un amico da casa e dice: Orfeo, ti posso garantire che tra i maschietti e le femminucce a livello attentivo c'è un abisso, e dopo anni con io i maschi mi è capitato di fare un camp estivo con le ragazze e non c'è paragone. Beh, quindi non è un luogo comune, allora è vero, c'è maggiore disponibilità da parte delle bambine, delle femmine in generale, e quindi c'è molta disponibilità a tutto, e non le devi tradire, devi essere sincero ed onesto. Altra domanda: quanto tempo credete sia opportuno che un istruttore segua un gruppo di... Ecco, questo è interessante, no? Io per esempio sono del parere che massimo si debba fare un biennio, massimo, perché i ragazzini devono fare tanti percorsi, provare tante esperienze, metodi... Beh, non troppo diverse, perché poi io sono come responsabile del settore giovanile di una società, voglio che il percorso sia stabilito e abbia, come dire, una sua crescita continua, non che un allenatore predichi un metodo diverso, ma abbastanza standardizzato, seguendo un format, seguendo delle linee guida, poi ognuno fa le proprie esercitazioni, le personalizza, ma che segua un percorso. Però secondo me un paio d'anni basta e avanza. Sì, io sono d'accordo. Diciamo che un anno è poco e 3 anni sono forse quasi troppi. L'ideale sarebbe saperlo prima per strutturare al meglio gli obiettivi e il lavoro. Le società sportive potrebbero anche strutturarsi, mi sto pensando così adesso su due piedi, nel proporre agli allenatori... anche e soprattutto nei dilettanti, nel proporre agli allenatori un periodo prefissato prima di cominciare, in modo che si possa organizzare. È arrivata una provocazione, adesso qui vi voglio tutte e due. L'avete letta? Sì. Ah sì, quindi... Prima ho letto la domanda... Se mi piacerebbe allenare le under 15, sì. Ritengo che l'attività, eccola, sì. Ritengo che la mia categoria sia nell'attività di base, quindi mi spiace per le quindicenni, ma dico di no. E sulla seconda domanda, invece, lascio la parola a Francesca, che è molto più brava di me a rispondere alle provocazioni. Ma allora, diciamo che secondo me dipende comunque tanto dall'allenatore che poi ci si ritrova davanti, perché sicuramente gestire un gruppo, uno spogliatoio di donne non è semplice, almeno a detta degli allenatori che hanno allenato diciamo entrambi i mondi. Ma torniamo un po' al discorso di prima, insomma, le donne vogliono coerenza, vogliono che gli allenatori siano chiari, diretti, e non lasciano niente al caso, quindi tutte le varie scelte, se possono essere spiegate, diciamo che questo facilita sicuramente la relazione, la collaborazione, il lavoro. E diciamo che da una ricerca che è stata fatta da Osborne nel 2002, le giocatrici
ritengono che l'allenatore ideale debba essere assertivo, energico, competente, motivato. Quindi, insomma, dipende tanto veramente dalla competenza, da chi ci si ritrova davanti, uomo o donna che sia. E infatti negli ultimi anni proprio le giocatrici diciamo che non preferiscono l'uomo alla donna, ma parlano veramente di competenza. Quindi sicuramente una volta che ci sono questi elementi, il lavoro poi è sicuramente più facile. Assolutamente d'accordo con te, non è il fatto di essere donna o uomo, non cambia solo il livello di preparazione, di conoscenza, di competenza e di approccio, perché poi nel fare, io infatti se avete notato parlo sempre di istruttori, raramente parlo di allenatori, anche di mister, raramente, quando si ha a che fare con il mondo giovanile mi piace definire coloro che normalmente vengono chiamati allenatori, mister, istruttori, perché siamo tutti degli istruttori, perché insegniamo non solo l'attività specifica che può essere il calcio, la pallacanestro, ma siamo degli istruttori, insegniamo anche qualche cosa che va oltre lo sport, quindi dobbiamo solo parlare di competenze e conoscenze a 360 gradi. Certo, non tutti possono essere preparati come voi due, però un minimo anche di psicologia, di modo di approcciarsi. Infatti è arrivata una domanda, adesso ve la giro, che parla proprio del rapporto genitori-società, quanto è importante nella comunicazione. Provate a dargli un occhio veloce e poi rispondete entrambe come volete. Ok, allora per me, allora io sono, a differenza di tante persone nel mondo del calcio, io sono pro genitori, nel senso che i genitori ci consegnano, abbiamo nelle nostre mani la cosa più preziosa che hanno, ovvero i loro figli. Quindi io non sono favorevole a quella famosa citazione in cui si dice che le squadre migliori sono, adesso non me la ricordo benissimo, comunque parla di squadre di bambini orfani come squadre ideali. Io non sono per niente d'accordo, perché i genitori non vanno valutati come degli ostacoli, ma come dei preziosi alleati. Sono delle risorse, ci accompagnano e ci seguono nella crescita dei loro figli. E ripeto, secondo me sono dei preziosi alleati, vanno educati, chiaramente vanno educati tanto quanto i bambini e le bambine, però sono un elemento prezioso. E la famiglia fa parte della scuola calcio, su questo sono toccato l'argomento, hai detto i genitori vanno educati, questa è la cosa più importante, questo è l'impegno che si dovrebbe prendere ogni società a fronte di genitori maschietti, femminucce, credo che sia indifferente. L'impegno anche di educare i genitori, perché tanti non conoscono il calcio e hanno la pretesa di parlare di calcio, di conoscerne tutti gli aspetti solo perché l'hanno visto in televisione e magari non avevano mai questa passione, ma invece è venuta ai loro figli. Quindi secondo me è un argomento molto interessante, molto importante e che tutte le società dovrebbero portare avanti attraverso un percorso che vuole anche attraverso gli istruttori, le istruttrici, ma anche a livello proprio di responsabilità con degli incontri, con delle riunioni. Io a Legnano cosa ho fatto? Mi sono impegnato, ci ho messo un po' di tempo, e anzi si può andare a prendere tranquillamente sul sito di Academy Legnano Calcio, perché poi c'è Legnano Calcio, ma siamo sempre noi. Sul sito di Academy c'è un manuale del calciatore, dove dentro ho raccolto tante cosine, molto, in maniera molto semplice, non è una cosa difficile, come si deve comportare un genitore, come si deve comportare il calzatore, come si deve nutrire e quant'altro. Ecco, per dirti che questo deve essere un percorso che ogni società dovrebbe seguire, cioè educare i genitori a capire com'è il trattamento per il loro ragazzo riservato da parte della società attraverso i propri istruttori. C'è ancora qualche domanda? Vediamo un attimo.
che arriva, eccola qua. Secondo voi il calcio femminile è più cresciuto al nord o al sud? Oh, che domanda, che bella. Secondo me è questione anche di densità di popolazione. Se si vanno a guardare il numero di tesserate, di società partecipanti anche ai campionati femminili nazionali, chiaramente la Lombardia è in stravantaggio a livello numerico, ma anche per questione di densità e quindi di conseguenza come crescita. Non conosco benissimo la situazione del calcio femminile al sud per poter commentare onestamente. Ma quello che posso dire io è che sicuramente al sud ci sono forse più squadre di calcio a 5 e poi diciamo che la federazione, io lavoro anche all'interno di alcuni progetti del settore giovanile scolastico della Lombardia, sta diciamo promuovendo tanto il calcio femminile e, con tutta una serie appunto di progetti legati proprio alle ragazze, proprio per fare in modo che tutte quelle ragazzine che abitano diciamo lontane dalle società, dalle squadre femminili, perché poi a un certo punto non possono più giocare diciamo con i bambini, e per fare in modo proprio che si conoscano, che conoscano insomma comunque la federazione, tutti i progetti che sono legati, si conoscano tra di loro e conoscano le altre realtà, perché spesso secondo me diciamo che le società e le squadre femminili sono ancora poco pubblicizzate, e quindi spesso ci sono delle bambine che vogliono giocare, magari se hanno già una certa età non trovano spazio nelle squadre maschili e però non sanno dove andare, quando invece magari ci sono. Sì, c'è un'altra domanda, vediamo dunque questa qua. Penso, no, c'era un ragazzo che parlava di istruttori, vediamo un po'. Sì, istruttori e non. Ah, ecco, sì, esatto, siamo degli istruttori, ma come ci possiamo far chiamare dai giovani calciatori, calciatrici? Diciamo che i miei bambini hanno coniato la parola misteressa, perché il primo giorno che mi sono presentata al campo mi hanno presentata come mister, che a me non piace, dico la verità. E quindi ho chiesto proprio loro, ok, come mi volete chiamare? Allora hanno iniziato a dire qualche nome, misteressa, mistra, insomma alla fine ha vinto misteressa e a me piace, quindi tendenzialmente mi presento così con loro. Allora, è passato già un parecchio tempo, perché siamo in diretta, è una trasmissione che mi sta divertendo tantissimo, molto interessante, mi ha aperto un po' un mondo, anche se non l'abbiamo sviluppato completamente, perché ci vorrebbe molto molto tempo, però parlateci un po' anche di voi, dai, cioè voglio dire il vostro percorso, cosa avete fatto, cosa fate, che cosa vorrete, che futuro, passato, presente e futuro, dai. Beh, intanto Gaia lo possiamo dire, tu sei istruttrice al Milan, lo possiamo dire, l'abbiamo detto, l'abbiamo nelle nostre locandine, abbiamo, per cui sei un'istruttrice del Milan da quanti anni? Allora, questa è in corso, è la quinta stagione, il rosso-nero, sesta se contiamo anche un anno di stage. Sei l'allenatrice, l'allenatrice più confermata della storia del Milan, nessuno è durato così tanto al Milan, forse non so, forse no, no, neanche Sacchi, sì. Forse, ah, ovviamente la metto giù a sorridere, 5 anni di Milan, sì. E sempre in queste categorie, sempre nell'attività di base. Sì, ho provato anche in contemporanea a essere vice nell'Under 15, nelle esordienti, però il mio sogno nel cassetto è rimanere e confermarmi nell'attività di base e crescere personalmente, quindi non ho ambizioni di prime squadre, agonistica, l'attività di base è la mia categoria, mi diverto io quanto le bambine, quindi sono a posto così, non mi sento arrivata ovviamente, ma... E come calciatrice? Ho preso le scarpe al chiodo, con molto orgoglio, perché ho scelto di allenarmi. Quanti anni hai giocato?
Quanti anni hai allora, giocato? dovrei fare i conti, ho giocato circa 20 anni comunque. Davvero? Sì. Ho iniziato da piccolina, anche se mia mamma ha tentato di farmi fare tutti gli sport del mondo, ho provato anche ritmica. Ovviamente è stato un fallimento perché mi mettevo in un angolino e giocavo a palla da sola. Poi c'è arrivato a un certo punto e già rinunciata. Poi ho provato nuoto, ma piccolina, ma l'insegnante mi ha spinto in acqua per farmi tuffare, quindi è stato un fallimento anche quello. Ti eri organizzata. Ho provato atletica, ma Neanche lì. scusate se lo dico, ma vomitavo alla fine delle gare, quindi ogni sport è stato un fallimento finché ho trovato la via del calcio e è Brava. andata avanti. E invece Francesca? Brava. Fortunatamente sono riuscita anche a studiare per questo percorso, quindi sono molto contenta. Brava, brava, brava. Brava. Allora, Francesca? ho giocato una vita e non ad alto livello, ho giocato anche con Gaia un anno, abbiamo giocato in primavera a Fiammamonte insieme, quindi è lì che ci siamo conosciute. E anch'io adesso non gioco più, faccio solo qualche partita così perché. Tra l'età e gli impegni, insomma. Beh, io ho studiato psicologia, ho fatto un master in psicologia dello sport ad Amsterdam e il tirocinio l'ho fatto anch'io al Milan, dove ho potuto collaborare ancora con Gaia. Sì, siamo inseparabili, insomma. Inseparabili. E da E vi 2 anni ritroverete, sono. perché no, un giorno magari vi ritroverete. Ma noi già collaboriamo, extra, diciamo, queste società. Poi è da 2 anni che sono a Milano, è da 2 anni che collaboro con la federazione, quindi diciamo che io sono molto contenta. Cosa fai in federazione? Cosa fai in federazione, Francesca? In federazione lavoro in alcuni progetti del settore giovanile scolastico della Lombardia e mi occupo degli aspetti di psicopedagogia, ecco, dai. Beh, E tutti argomenti molto quindi interessanti. anch'io, diciamo che il mio sogno nel cassetto è di rimanere in queste, diciamo, realtà, perché comunque non mi lamento assolutamente di poter sempre migliorare. Per fortuna, anche grazie alla federazione, sono sempre in contatto con istruttori, allenatori, figure professionali diverse, da cui veramente ogni giorno si impara qualcosa e quindi è molto arricchente e sono molto contenta. Bene, siamo direi in chiusura, ma io starei ancora qui, però ci avviciniamo quasi all'ora di diretta. Mi sembra un po' troppo, poi la gente magari si stanca anche ora di cena. Faremo un'altra. Io vi ringrazio, vi ringrazio pubblicamente perché avete alzato il livello della trasmissione, perché siete due persone, due istruttrici molto preparate. Che non è una cosa da poco. Nel calcio oggi ci vogliono istruttori, come dicevo prima, istruttrici preparate. Però adesso non voglio stare a farvi la sviolinata col violino, però mi ha fatto molto piacere, sono molto contento, soddisfatto e sono sicuro che sono soddisfatti anche da casa, coloro che ci hanno seguito in questa oretta qui quasi, poco come l'ora, e che ci seguiranno poi nelle varie repliche che vanno sul sito, ma anche sui profili Facebook, sul profilo Facebook. Grazie. Se mi sono dimenticato qualcosa e c'è qualcosa che volete dire in chiusura, io poi ricordo solo due appuntamenti. Però se volete, Francesca, tranquilli, cioè non siamo davanti a 2 milioni, non facciamo lo share della Rai questa sera. Però insomma. Se volete dire qualche cosa che magari a me è sfuggito, una domanda che avreste voluto ricevere ma non l'avete ricevuta, fatela voi, tanto qua siamo fra tutti amici di calcio in tutta Italia, perché ci seguono da Ischia, da tutte le parti d'Italia. Eccola qua, grazie mille, un'oretta molto interessante, complimenti a tutti. Noi ce li prendiamo tutti questi complimenti, siete d'accordo, vero? Sì, grazie. Veramente grazie, grazie a voi, grazie a chi ti ha ascoltato Anzi, fino a io, questa anzi, ora. Francesca, io vi rinnovo qualche invito, perché di dirette ne faremo ancora, Va magari benissimo. con un tema un po' leggermente diverso,
Però siete persone preparatissime, per cui noi possiamo parlare di calcio a qualsiasi livello A noi fa senza problemi. piacere. Bene, bene, mi fa piacere, quindi so che Tanto posso io e Gaia comunichiamo, facciamo videochiamate, quindi va Ecco, benissimo. va bene, va bene. Invece, relativamente alla domanda che vi ho fatto, se volete dire qualche cosa, una domanda, rispondere a un quesito che avreste voluto sentire, ma ahimè, per colpa mia. Io posso Bravo. aggiungere diciamo, un argomento relativamente a una domanda che mi viene fatta spesso, ovvero l'approccio alla partita. E molto brevemente mi viene da dire che da parte di un allenatore è importante fare un grosso sforzo, perché a chiunque magari ha l'istinto diciamo, di telecomandare i propri giocatori, è una cosa che si vede spesso dagli adulti e ai bambini. Invece è molto importante per un allenatore continuare un percorso a lungo termine, che chiaramente magari non ti fa vincere la partita, non ti fa vincere quel tempo del campionato, pazienza, ma è importante riuscire ad osservare e dare veramente pochissime, quasi nulle informazioni ai propri giocatori, proprio per capire se il tuo giocatore o la tua giocatrice ha la consapevolezza della scelta che ha fatto. Perché se una mia bambina ha calciato in porta e magari ha anche fatto gol, perché gliel'ho detto io? Il mio lavoro non serve a niente, ho perso tempo. Se invece la bambina ha calciato in porta, magari non ha neanche fatto gol, però io sono consapevole che lei stessa è consapevole della scelta che ha fatto. Quindi questa secondo me è una cosa fondamentale e potrebbe essere un argomento da approfondire. Sì, anch'io diciamo che mi collego a quello che ha detto Gaia, e una cosa che a me preme tantissimo girando, diciamo, sui campi è l'augurio che gli istruttori, gli allenatori cerchino sempre, diciamo, di avere una comunicazione positiva, fatta di, diciamo, di domande e di feedback descrittivi, positivi il più possibile. Perché spesso, insomma, vivendo campi da calcio, sono un po' più gli ordini, sono un po' più, diciamo, i consigli che gli allenatori danno, ma che spesso non sono consigli, ma sono appunto degli ordini. Quindi la cosa secondo me è fondamentale, se parliamo di attività di base, è fare in modo che i bambini e le bambine siano il più possibile autonome e che sviluppino tutta una serie di abilità che poi si portano dietro anche nelle altre attività della vita, non solo nello sport, e siano poi in grado di scegliere con la loro testa, perché una volta che sbagliano sui campi da calcio non succede niente, però insomma la vita non è solo calcio, a volte è importante utilizzare anche una palestra di vita. Bene, allora io do appuntamento ai nostri amici a giovedì. Gaia, se avete tempo, Francesca, seguiteci. Parliamo di attività di base con i maschietti. Facciamo un programma più o meno come quello che abbiamo fatto questa sera, anche se quello di questa sera, secondo me, è stato bellissimo, interessantissimo. Spero lo sia altrettanto quello di giovedì. Io vi ringrazio ancora. Ti saluto, Gaia, ti ringrazio. Ciao, Gaia. Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori. Lo stesso Francesca, ti ringrazio, siete state veramente interessanti, mi sono divertito. Grazie Francesca. Grazie, lo stesso per me davvero. Grazie. Ciao a tutti, buona serata e buona serata. A giovedì. Ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.